Marco, cambiamo pagina perché 190 paesi dell'ONU qualche giorno fa a Vienna hanno firmato e approvato all'unanimità la risoluzione Falcone. Che cos'è? Si tratta di un documento che estende sostanzialmente a tutto il mondo il metodo investigativo del giudice palermitano contro le mafie. Allora oggi ne parliamo in collegamento con il Presidente Emerito del Senato Pietro Grasso. Senatore, buongiorno. Senatore, grazie per essere con noi. Cominciamo subito, diciamo, dal commentare insomma questa approvazione all'unanimità, questo voto che ha coinvolto, lo dicevamo, 190 paesi dell'ONU e che come dire, segna un passo importante alla lotta contro la criminalità. E in effetti è un evento storico. È la prima volta che in una risoluzione viene data una tale valorizzazione a una sola personalità, appunto Giovanni Falcone, col suo metodo investigativo, con l'idea di portare le indagini verso il sequestro dei beni e verso la confisca dei beni. Tutto questo naturalmente viene fuori da una convenzione del 2000 di Palermo, a cui io stesso ho collaborato quando ero procuratore di Palermo, e che appunto fa sì che 190 paesi del mondo debbano avere gli stessi strumenti giuridici per una cooperazione giudiziaria internazionale che dia veramente una grossa spinta alla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. Presidente, lei ha appena pubblicato con Feltrinelli questo libro, Paolo Borsellino parla ai ragazzi. Eccolo qua, se la camera ce lo può inquadrare. Ci racconta la storia molto particolare di questo libro? Beh, questo libro nasce dal lockdown. Nasce nel momento in cui un nemico invisibile come il virus può essere paragonato alla mafia e ai sacrifici che bisogna fare per combatterla e per avere la propria sicurezza, naturalmente con sacrifici. E questo è venuto fuori da una storia che nasce l'ultimo giorno di vita di Paolo Borsellino. La mattina del 19 luglio, una domenica, lui si alza alle 5 e incomincia a redigere una lettera di risposta delle domande che degli studenti di un liceo di Padova gli avevano posto per un convegno a cui lui non aveva potuto partecipare. Beh, lui inizia, dopo aver risposto alle prime tre domande, si deve interrompere per altre attività durante la giornata, poi la strage di Via D'Amelio lo riduce a brandelli e non può finire questa lettera. Da qui l'idea di riprendere le sue parole, di riprendere anche il suo discorso agli scout di 28 giorni dopo la strage, per poter dare un messaggio e raccontare la storia di Paolo Borsellino e del pool antimafia, di un gruppo di amici e colleghi che hanno fatto la storia del paese, che io penso che tutti i giovani devono conoscere. Ecco, e allora con una giovane ci colleghiamo, si chiama Noemi, questa ragazza, Noemi Gatto. Buongiorno, grazie per essere con noi, Noemi. Impegnata Buongiorno. Sin dal liceo sostanzialmente sull'educazione alla legalità. E allora, Noemi, quanto è importante, diciamo, che queste lezioni, questi messaggi vengano portati nelle scuole e quindi vengano trasferiti ai giovani? E parlare di antimafia con i giovani oggi, che cosa vuol dire? Guardi, io ritengo che la presenza delle istituzioni nelle scuole sia fondamentale. È importante sin da piccoli capire e avere concretezza di cosa sia la cultura della legalità. I grandi maestri insegnano che la mafia, prima ancora che essere un sistema criminale, è un modus pensandi. Quindi credo che per contrastarla in modo efficace occorra puntare sull'istruzione. Bisogna insegnare ai giovani che la regola di vita non è la prevaricazione, ma il rispetto per il prossimo. Bisogna insegnare che è importante raggiungere gli obiettivi contando sulle proprie forze e disdegnando quelle che sono le raccomandazioni. Proprio Paolo Borsellino diceva che se la gioventù negherà il consenso, l'onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo. Ecco, io proporrei di scrivere questa frase su un foglio e di appendere questo foglio in tutte le aule scolastiche del paese affinché diventi il monito dei giovani. Perché se poi ci pensiamo, in fondo, uno dei fattori che più fortifica il sistema criminale, il sistema mafioso, è proprio il consenso della collettività. Senza quello la mafia non è nulla, i mafiosi sono cenere. Ecco, quindi è di estrema fondamentale. Grazie. Noemi, vuoi fare tu una domanda, un'ultima domanda, perché ormai il tempo stringe, al presidente Grasso? Sì. Assolutamente. Io una delle parti che più ho amato di questo libro è quella in cui proprio il dottor Grasso simbolicamente ricalca la pena del dottor Borsellino e completa le risposte di quella che poi sarebbe diventata la famosa lettera del 19 luglio. Ecco, come fecero quegli studenti 28 anni fa col dottore Borsellino, io vorrei chiederle, dottor Grasso, perché ha scelto di diventare un magistrato? Perché ha intrapreso questa strada estremamente complicata ma affascinante? Beh, io diciamo ho avuto sin da ragazzo questa idea di fare il magistrato, tant'è che nei temi che si facevano a scuola media, cosa farai da grande, io avevo già scritto che volevo fare il magistrato. E tutto nasce dall'avere visto una foto nel giornale Loro in cui si vedeva una vedova china su un cadavere del figlio, e lì c'era anche un uomo che osservava la scena. Chiesi a mio padre: ma chi è quell'uomo? Lui disse: un magistrato che inizia le indagini, deve dare giustizia, deve cercare i responsabili. In quel momento io decisi qual era il mio obiettivo, il mio sogno, e l'ho realizzato per 43 anni e quindi sono felice di averlo potuto realizzare. Grazie, grazie al presidente Grasso, grazie a Noemi per questa testimonianza.